Dopo 10 anni di lavori, la scuola media Silio Italico in via degli Scipioni a Fuorigrotta avrà la sua palestra. Un evento tanto atteso dai ragazzi dell'istituto che per fare attività ginnica erano costretti a recarsi allo stadio San Paolo accompagnati da una navetta. I bambini con delle lettere molto commoventi quando mi sono insediato mi hanno chiesto di fare di tutto per aprire la palestra e finire la scuola. Oggi abbiamo aperto la palestra, la scuola speriamo nei prossimi mesi di completare. Poi il nostro impegno forte di tutta l'amministrazione, dell'assessorato e anche nel bilancio di previsione 2012 c'è un interesse forte, un impegno forte per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ed è un tema che ho posto fortemente anche con il ministro Profumo quando è venuto a Napoli. Gli interventi di ristrutturazione dell'intero edificio per un costo complessivo di 3 milioni di euro sono partiti nel 2003 e prolungati poi negli anni per motivi tecnici e burocratici che ne hanno impedito il completamento. E questa mattina alla presenza del sindaco De Magistris e dell'assessore all'istruzione Anna Maria Palmieri, la palestra è stata riconsegnata al territorio, tra l'entusiasmo di alunni, docenti e del presidente della 10ª municipalità Giorgio De Francesco. È un giorno importante perché finalmente si recupera una palestra e quindi uno spazio per i giovani non solo della scuola ma dell'intero quartiere ed è un punto di partenza. Questa scuola i lavori di questa scuola sono rimasti fermi per troppi anni, dobbiamo ringraziare l'assessore, il sindaco, tutta la giunta che sono stati sensibilizzati fino dal primo momento. Completata la palestra al piano terra della scuola che vanta tra l'altro una tradizione sportiva decennale, ha ospitato gli allenamenti di campioni della nazionale di pallavolo, si attende ora che siano ultimati i lavori di ristrutturazione del primo e secondo piano dell'edificio. Ad oggi la scuola accoglie circa 500 studenti in 23 aule, ma con la chiusura dei cantieri la struttura potrà arrivare fino ad un massimo di 800 alunni. La palestra del Silio Italico era un simbolo, diciamo, negativo di rapporto tra l'amministrazione e la scuola, perché in un edificio tutto sommato nuovo che era stato costruito, era stato iniziato con i fondi della Falcucci, erano più le cose che erano rimaste in sospeso che non quelle che erano state completate. Una giornata un po' commovente per la sottoscritta perché è stata una delle prime cose che la comunità scolastica napoletana mi ha rappresentato quando io sono diventata assessore. Ce l'abbiamo messa tutta e poi tutta ce l'hanno messa anche i studenti dell'Asilo Italico che sono venuti di persona, hanno partecipato a molti dei progetti che noi abbiamo curato e in una di queste volte in cui erano addirittura premiati per un bel video che avevano realizzato hanno parlato anche al sindaco a cuore aperto dicendo non si dimentichi di noi.